all'Ettore Mannucci di Pontedera. Si apre la 28esima giornata del campionato di Serie C Nau Girone B. Il Pontedera, reduce da due sconfitte consecutive, si affida oggi a Selleri davanti con Ianesi e Del Pupo. Un Torres invece incerottata, deve cambiare tanti uomini. Davanti c'è Ruoco con Scotto e Mastino, prima chance dal piede di Mastino per la girata di testa che trova i guantoni di Vivoli, oggi confermato per la seconda volta consecutiva in porta. Ianesi, stop, destro, sinistro in porta. La centra di poco, Simone Ianesi, uno dei più accesi della partita. Classe 2003 che avrà tante chance. Poi palla in verticale per Ruoco che prova a caricare il destro. Lo incrocia male, la palla termina abbondantemente a lato. Altra chance per la Torres nel primo tempo, ma sale in cattedra Simone Ianesi. Stop a tagliare fuori tutti. Zaccagno esce, sbarra la porta sulla seconda conclusione, poi la palla esce. Ma Ianesi aveva tagliato fuori con uno stop tutta la retroguardia della Torres, mandandola al bar. Altra occasione, questa volta per Del Pupo che la stoppa, se la porta sul destro, calcia. Ma anche in questo caso, senza inquadrare lo specchio, cominciano a salire le occasioni e anche rimpianti per la squadra di Canzi, che non riesce a sbloccarla. Poi nella ripresa, Mastino calcia dalla distanza, torna in pressing e raccoglie il possesso. Col mancino disegna la traiettoria perfetta per la testata di Scotto, quella dell'1-0. La Torres, dopo tanta sofferenza, sblocca il match. Ma da rivedere la giocata con l'esterno di Mastino per trovare il capitano, ottavo gol in campionato. E 1-0 per la Torres, la risposta pronta, porta la firma di Ianesi. Traversa piena per il numero 11 che si dispera, aveva calciato anche benissimo qua, trovando quasi l'incrocio dei pali. Cresce allora il Pontedera che continua a costruire, questa volta con Selleri, trova dentro Lombardi. Zaccagno si salva con un flipper. Alla fine la Torres libera i 16 metri, tanti brividi, tanta sofferenza per la Torres che al minuto 62 però trova il gol del più 2. Scotto disegna un'altra traiettoria, questa volta per l'inserimento di Zambataro all'ottava presenza in campionato con la maglia della Torres. L'etiope segna il suo primo gol con la maglia sarda e porta sul più 2 la squadra di Alfonso Greco. Gran diagonale di Zambataro che indirizza la gara in favore di una Torres che poi da lì ha tanti spazi. Qua Mastino non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Pontedera nel finale si mette col 4-2-4 e su calcio d'angolo con Ganz trova la deviazione dell'1-2. Si dona speranza per il finale la squadra di Max Ganzi, che al minuto 89 accorcia le distanze, ma dopo 5 minuti di recupero non c'è più tempo. Vince la Torres, terza sconfitta consecutiva per il Pontedera.